Sì, eccoci Carmine, buon pomeriggio in diretta dall'esterno dello Stadio Angelini con il presidente del Chieti Filippo Di Giovanni. Buon pomeriggio presidente, grazie per aver accettato il nostro invito per capire se questo più 11 presidente potrebbe essere l'allungo decisivo. Più 11 è sicuramente un allungo importante, perché sia decisivo ci vuole la matematica, ecco, e quando la matematica ce lo dirà sapremo che l'allungo è decisivo. Adesso abbiamo dato un vantaggio importante nei confronti della seconda, frutto dell'impegno della squadra, del mister, dei ragazzi e anche un po' della società, e credo che però adesso comunque non dobbiamo scendere con la tensione e continuare a fare bene come abbiamo fatto fino adesso. Società, come vanno le cose presidente anche in chiave futura, programmazione? Beh, sicuramente stiamo facendo delle riflessioni, perché la città di Chieti merita un progetto importante. All'inizio del campionato io ho detto e dichiarato qual era l'obiettivo e credo che si sia fatto di tutto affinché questo obiettivo venga rispettato. Conseguiamolo in maniera certa e definitiva, facciamo questo gradino, anzi gradone, e poi sicuramente apriremo una riflessione costruttiva affinché questo progetto possa avere continuità, sia ancora più forte e puntellato e possa continuare nel percorso di rifondazione del calcio teatino che questa città merita, perché questa è una città destinata sicuramente a palcoscenici più importanti. Contento di come hanno risposto i tifosi alla giornata nero-verde domenica, io immagino un po' meno contento dello stato del manto erboso dell'Angelini. 4 gradi di temperatura, più di 800 persone allo stadio, ho dato uno sguardo anche al pubblico di molte partite di Lega Pro di questo fine settimana e 800 persone non sono in tanti ad averle avute, quindi sicuramente soddisfatto, ma io conoscevo il potenziale della nostra città e auspico che questo sia un potenziale che possa tornare ad esprimersi con continuità ed in crescita. Il manto erboso è quello che è, adesso l'intervento che è stato fatto, io spero che con il ritorno del caldo, anzi ne sono sicuro perché si è lavorato in tal senso, si possa trovare un prato rinvigorito che permetta ad una squadra tecnica come la nostra di far vedere il bel calcio e il bel gioco. Bisogna avere ancora un po' di pazienza, però anche lì credo che siamo sulla buona strada. Per chiudere, prima di ridare la linea al nostro direttore, ma c'è qualche imprenditore, qualcuno che sta bussando visto che il Chieti si sta per riaffacciare in Serie D per l'anno prossimo, o c'è sempre solo Filippo Di Giovanni con questa società? Devo dire, e lo dico con piacere, che si sono avvicinati parecchi amici, qualcuno incuriosito e qualcuno anche con la voglia di fare della concretezza e di trasformare quello che era il progetto, ma non solo di Filippo Di Giovanni, ma di Filippo Di Giovanni e del gruppo di amici che l'hanno accompagnato, in qualcosa di più grande e di più solido. Ci stiamo lavorando, però ecco, io non ho fretta, vorrei chiudere il campionato e poi potermi dedicare in maniera serena a verificare se ci sono le condizioni, perché una progettualità importante, magari una progettualità triennale, perché come ti ho detto Enrico non aveva senso di parlare di progettualità per quanto riguarda la stagione in corso, possa avere, diciamo così, le gambe per camminare e iniziare con un percorso che possa gradino dopo gradino ancora, perché comunque questo è il mio stile nel fare le cose, restituire a questa città i palcoscenici che merita. Allora, stiamo ridando la linea al nostro direttore Diego Martelli alla telecamera, guarda lì c'è il tecnico Lucarelli, presidente, sguardo un po' cupo, che ha fatto? No, contento? Alessandro è particolare e mi piace tanto perché... Ma è contento? È uno che frena e che quando bisogna esultare, al posto di esultare, dice una parola che mi piace tantissimo, che è concentrati. E questa, un sorriso, Lucarelli. È la sua più grande virtù. Perfetto, con il sorriso del tecnico Lucarelli e con le parole del presidente Filippo Di Giovanni, Carmine, io ti restituisco la linea a te.